La nostra è una terra ricca di eccellenze, basti pensare che i nostri prodotti del settore agroalimentare in modo particolare sono conosciuti in tutto il mondo, ma la Campania è anche ricca di prodotti agroalimentari tradizionali, quale concentrato straordinario di cultura del cibo, un sapere millenario che si è arricchito grazie alle influenze e alle eredità dei tanti popoli che l'hanno attraversata e vissuta, costruendo quel patrimonio immenso che arricchisce la dieta mediterranea e che non a caso è stato riconosciuto patrimonio UNESCO. Ma la nostra regione è anche ricca di arte e mestieri che fortunatamente ancora oggi si tramandano di generazione in generazione, come ad esempio l'arte dei pizzaioli napoletani oppure l'arte dei pescatori o degli allevatori, per non parlare degli agricoltori eroici, custodi di terre, di cibi unici al mondo e di tradizioni, uomini e donne che compiono quotidianamente azioni importanti dall'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale. Di Campagna Amica abbiamo anche portato non solo il prodotto buono, genuino, sicuro, ma abbiamo portato anche lo stile di vita, cioè quella che è la capacità di un'alimentazione legata alla stagionalità e perché no, io introdurrei la dieta mediterranea. Uno stile di vita, una opportunità che ci è stata riconosciuta dall'UNESCO e che forse ancora oggi noi non gli diamo il giusto peso, il giusto valore. Questa è, secondo me, la sfida che dobbiamo mettere in campo. Passare un prodotto buono, sicuro, genuino, ad un costo sostenibile, ad un prodotto realizzato con la capacità di rispetto per l'ambiente e per la società, ad aggiungerci alla dieta mediterranea, quindi a uno stile di vita che veramente dà una capacità diversa non solo di vita ma anche di durata della vita. La regione Campania è tra le prime ad essere ricca di PAT, dei prodotti agroalimentari tradizionali. 500. Sì, assolutamente, ne ha più di 500, è una delle prime regioni, sicuramente la prima al sud. Ed è straordinario, immaginate che in una regione come la nostra, di 5 province con aree interne e fasce costiere e aree costiere, riesce a realizzare 500 PAT riconosciuti dal Ministero e c'è un gran lavoro anche che stiamo facendo in queste settimane, in questi mesi, perché ce ne sono tanti altri che sono stati scoperti e che dobbiamo portare a riconoscimento.